Eccoci pronti per la consueta diretta, l'opinione. Che dire, questa volta vorrei raccontarvi quello che sono le mie percezioni riguardo all'uso della comunicazione. Voi sapete che è un po' anche il mio mestiere e vorrei criticare aspramente questa volta La Repubblica, giornale e il quotidiano che è schierato a favore del governo, del PD, quindi in maniera proprio esagerata. E ovviamente lo scopo di questo giornale è creare tanto clamore sull'argomento Covid in maniera tale che su questo argomento si crea tutta l'attenzione delle persone. Però ecco, questo, quello che stigmatizzo nei confronti di questo giornale, che ricordiamo è legato al gruppo Agnelli, che a sua volta ha creato la fusione con la Francia, quindi vediamo così si spiega questo amore nei confronti della Francia da parte di Conte e compagni, però loro usano la comunicazione in maniera non corretta. Ecco, fanno continuamente terrorismo. Allora, terrorismo mediatico, quindi una cosa è fare informazione, una cosa è sapere che scrivendo certe cose dirigo l'opinione delle persone in senso negativo, cioè quindi creo frustrazione, creo malessere, creo disagio. Allora, mettere l'altro giorno ha scritto Repubblica, hanno messo in primo piano le pagine delle persone che sono morte di Covid, che hanno lasciato gli appunti sui cruciverba. E quindi, non avendo, voi sapete che quando si è Covid, non si può entrare in contatto con nessuno. Bene, queste persone hanno scritto: voglio morire, sto soffrendo, sto male, poi sono morte veramente. Ma sono cose da scrivere queste. Dov'è la sensibilità del giornalista? Dov'è la sensibilità della testata? Anch'io sono editore, ma mai mi sognerei di autorizzare la diffusione di una notizia del genere. Attenzione, anche l'ultima frase di Francesco Boccia. Con 700 morti al giorno, discutere è fuori luogo e si parla del Natale, cioè quindi questo Boccia vuole darci, anche qua in primo piano su Repubblica, vuole darci la colpa che ci sono 700 morti. Lo sa il signor Boccia che ci sono più morti per infarto in Italia, per malattie cardiache? E se continua così, continuate a non assistere queste persone sono ancora di più rispetto ai morti. E quindi voi vuole farci credere che con tutta la inerzia che c'è stata da parte del governo settembre e ottobre, specialmente sui trasporti, sui assembramenti, siete stati assenti completamente. Alla fine ci vuole dare la colpa a noi che con 700 morti non possiamo festeggiare neanche il Natale fra di noi? Oppure ancora continua: molti italiani non ci saranno più a Natale. Ma, no, ma questo è terrorismo mediatico, Boccia. Questo è terrorismo mediatico. Lei sa benissimo che diffondendo queste notizie crea allarmismo. Poi ecco, Boccia invita tutti gli italiani, so che è dura per le famiglie, per i ragazzi che vanno a scuola, per i lavoratori, tutti noi, dobbiamo reggere ancora questo mese, dobbiamo tenerci per mano, sono sicuro che vinceremo e riusciremo più forti, non dobbiamo farci abbattere e perdere il senso di comunità. Ecco, queste predicozze che lei Boccia, che fa Conte, che vi siete inventati questa forma di stato moralista, di stato predicatore, tenetelo per voi, voi dovete fare i governanti e metterci in condizione di stare bene, non crearci terrorismo e poi dite che ci salverete e non dire che siamo noi quelli che dovremmo essere puniti. Questa è una cosa molto, molto, molto negativa. Ecco, penso a Natale mi viene in mente, siccome ovviamente esattamente oggi è 25 novembre, quindi fra un mese esatto sarà Natale, penso al fatto di Conte che dice ovviamente non voglio ripetere il bis di Ferragosto, allora chiedo a Conte ufficialmente: signor Conte, lei a Ferragosto dov'era? Da solo? Era da solo? Cioè, abbia il coraggio di dircelo, dov'era lei? Da solo? Ecco, quindi non credo che sarà da solo anche Natale, quindi il concetto di Ferragosto è veramente fuori luogo. Poi i ristori, anche lì state facendo ristori, state parlando la settimana, i ristori arriveranno, non arriveranno, e tutta la filiera del food, il fotografo che fa le foto agli eventi, quello che fa Facebook, che mette il post, quello che fa la pubblicità, quello che prepara, fa il wedding planner, quelle persone lì non sono evidentemente contemplate, si pensa solo a ristorare i ristoratori, però è tutta l'economia, la filiera economica che non va bene. Intanto si continua sempre più a restringere, è chiaro, evidente che si renderanno inevitabilmente, si faciliterà il lavoro delle multinazionali, ma quello che è più drammatico è che evidentemente non c'è nessuna volontà di considerare il Natale come momento vivo e loro preparano come le frasi a effetto che vi ho detto prima, morti sulla coscienza,
come per poter festeggiare il Natale, quello ha detto Boccia, se avete 700 morti al giorno, sarebbero prima o poi, ecco, ricorda signor Boccia che prima o poi bisogna morire e che evidentemente è tutto a dimostrare che queste persone siano morte per il Covid o con il Covid, che sono due frasi completamente diverse. Però a parte questo, la considerazione che va fatta è che basta con questo stato moralista, predicatore, che fa le prediche tipo la Chiesa. La morale ce la conosciamo anche noi, noi abbiamo una profonda cultura e una profonda coscienza identitaria italiana, o in maggior ragione in Veneto, in questo caso siamo consapevoli di quello che è la situazione, quindi non c'è bisogno di fare prediche. Voi pensate al vostro lavoro. Però vi faccio una domanda, riflettiamo e domani magari approfondiamo. Ma se le terapie intensive non hanno persone, sono in calo, i malati addirittura positivi per il dispiacere di qualcuno sono in calo. Per quale motivo dobbiamo continuare per settimane e settimane a vivere in queste condizioni? Vi lascio questa riflessione. A domani, alla prossima.